A partire dal 2008 il traffico ferroviario delle merci in Emilia-Romagna, come nel resto d'Italia, ha visto un forte calo a causa della crisi. Dal 2010 ha registrato invece un'inversione di tendenza, con un incremento legato sicuramente sia alla tenuta del sistema delle piattaforme razionalizzate dalla pianificazione regionale, sia ai benefici introdotti dalla legge 15 del 2009, modificata poi nella legge 10 del 2014, che ha consentito di avvicinare la competitività del trasporto delle merci su ferro a quello su gomma. Ora la Regione Emilia-Romagna investe 800.000 euro per 3 anni per un progetto che prevede meno traffico su gomma e quindi meno inquinamento. Per questo abbiamo stanziato 800.000 euro per quest'anno, impegnandoci anche per i prossimi 2 anni, mettendoli a gara, coinvolgendo le aziende logistiche o ferroviarie che erano disponibili a far sì che una parte del loro carico merci venisse dirottato, diciamo, su ferrovia anziché girare sulle nostre strade. Abbiamo formulato la graduatoria e l'obiettivo è molto ambizioso perché oltre 10 milioni di tonnellate di merci sgombreranno dalle nostre strade per trasportare, appunto, per essere trasportate sulla ferrovia. In questo modo, spiega l'assessore, oltre 10 milioni di tonnellate di merci viaggeranno su ferrovia e non su strada, con un risparmio in termini energetici di circa il 75%. Siamo tra le prime regioni in Italia che ha promosso questo progetto.